Ciao a tutti, io sono Sara, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a spacchettare un altro ordine che ho fatto sul sito di Shein. Se avete visto l'ultimo video uscito sul canale, vi avevo già spoilerato che oltre a quell'ordine lì ne avessi fatto un altro e mi doveva ancora arrivare. Finalmente oggi mi è arrivato, l'ho già aperto per controllare se ci fosse tutto, è tutto ok, adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, di seguirmi su Instagram e su TikTok e di attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Bando le ciance, iniziamo. In settimana torneremo anche con i contenuti makeup, ma se mi seguite su TikTok, che da circa 2 settimane sto girando i vlog giornalieri, avete visto che sono veramente stracolma di cose da fare, quindi non ho trovato un attimo per mettermi qua a sedermi davanti alla videocamera e a girarmi un contenuto per YouTube per bene come si deve. Sto girando questi video veloci, infatti come potete notare sono anche struccata, dove vi faccio vedere quello che acquisto. Visto che ho anche pochi minuti, ho circa una ventina di minuti per rivedere tutto, non avevo il tempo di sistemare tutto l'ambaradan della postazione che utilizziamo ultimamente, sono tornata alla vecchia postazione, anche perché se avete visto il video precedente vi avevo già spoilerato che avevo comprato questo vaso bellissimo per sistemare e fare un pochino più estetica questa postazione per utilizzarla quando giro i video veloci per TikTok, tipo quando ci sistemiamo, ci trucchiamo, quando dobbiamo chiacchierare un po'. Comunque dai, iniziamo. Partiamo da 2 cose. Prendiamone una. Ah ok, iniziamo da questo reggiseno. Come sempre giù in info box vi lascerò tutti i link diretti a questi prodotti che ho acquistato. A proposito, se avete visto il video precedente, fatemi sapere se il link abbreviato ve lo fa cliccare, se funziona bene, perché il sito che utilizzavo sempre per accorciare il link che vi porta al sito, al prodotto, non funziona più, mi devo iscrivere a pagamento, quindi adesso ne ho trovato un altro. Ditemi se funziona, se si apre per bene il link o se vi dà nessun risultato. Questo è un reggiseno, l'ho preso perché in teoria dovrebbe alzarle bene, in teoria, è anche buono per le scollature un pochino più aperte in estate. L'ho provato prima e sembra abbastanza buono, mi aspettavo un po' di push up in più visto che comunque qui è anche un po' imbottito, ma in realtà non è tutto questo push up, però dai, per il prezzo che l'ho pagato, perché era scontato, ci sta, perché se non mi ricordo male, quando vi metto i prezzi qua durante il video vi metto il prezzo intero, poi o li becco scontati o utilizzo codici sconto che trovo online, quindi qualcosina la risparmio, però vi metto i prezzi interi. Se non ricordo mai, il prezzo intero è di 8 euro e io l'avevo pagato scontato 3 euro e qualcosa. Qui abbiamo una slip perché volevo provare, vedere come sono le mutandine di Shein, anche se mi sembrano grandi, cioè raga veramente ogni volta li prendo per perizoma o per brasiliana, più che altro io utilizzo le brasiliane, mi piacciono molto, trovo bene, ma sono enormi dietro, devo provarlo ovviamente, io questi poi li lavo e li provo, ma sembra abbastanza grande. Ho preso una S, vedremo. Ah, questi sono di mia mamma, vi faccio vedere, si è comprata, se non mi sbaglio dovrebbero essere 7, sono dei copri sedia per coprire appunto le sedie e farle tutte uguali con questa fantasia qui, molto carina. Dalla foto sul sito sembrava più marroncino, però è molto chiaro, non so, dal video forse sembra grigio, boh, comunque sembra un vestitino in realtà, ma è un vestito per la sedia. Questo qui carino, ce ne sono tipo 7 qua dentro, 2, 3, 4, una cosa, un'altra cosa, 5, 6 e 7. Andiamo avanti con Swim, abbiamo un costume, ho preso un pezzo di sotto bianco perché mi mancava, l'ho provato questo qui prima, sembra enorme come sempre, non so perché sembrano enormi i pezzi di sotto su Shein, è una S anche questo, sembra enorme ma poi in realtà quando lo indossate è buono. Sapete che i costumi non metto le clip qua su YouTube perché potrebbero bloccarmi il video, quindi le foto dei costumi li trovate nelle storie su Instagram, eccolo qua, molto carino. Abbiamo un altro costume super colorato e soprattutto super scontato, l'ho preso appunto perché era super scontato, mi piace tantissimo, l'ho già provato e veste abbastanza bene, solamente la mutanda mi è arrivata con un piccolo difettuccio, si nota di più quando l'ho indossato prima, qua c'è un difettuccio come se andasse verso l'interno, non so se si nota dal video, questa parte è come se si arricciasse, quindi non è bello paro, ma si nota questa parte arricciata, quindi non mi faceva impazzire, può anche essere che mi abbia dato questo problema perché ovviamente l'ho indossato con i miei slip, quindi questo qui l'ho messo sopra gli slip, poi lo proverò dopo che li lavo senza nulla e vediamo se mi dà questo problema. E questo qui è il pezzo di sopra, ha
solamente delle piccole coppe qui. Mi piacciono questi colori, questo verde acqua col fucsia, sono due colori bellissimi messi insieme. Ah, qui abbiamo un altro coprisedia, ma questo l'ho preso per la mia qua in stanza. In realtà ci sono rimasto un pochino male per il colore, perché me lo aspettavo un pochino più rosa, più acceso, invece è un rosa antico. E io la mia stanza sì che ha dei richiami sul rosa, però è un rosa un pochino più acceso, ma vabbè, fa niente, spero che sia bello. Questo qui se l'ha preso mia madre per, mi pare che sia per il bagno o per la cucina, non mi ricordo, comunque per andare a tirare tutto lo sporco dal tubicino dello scarico. Boh, mi pare che era per il bagno, per i capelli, boh, vabbè, comunque. Con le piegaciglia ho preso questo perché voglio riprendere la mano nell'utilizzare il piegaciglia prima di mettere il mascara, perché anni fa lo utilizzavo, poi dato che le mie ciglia mi sono sempre piaciute non l'ho più utilizzato, ma ho notato che nell'ultimo annetto le mie ciglia sono un po' sfigatelle e questa cosa mi dà un po' di fastidio, perché in realtà avevo delle belle ciglia prima, quindi ho pensato incomincio a riutilizzare il piegaciglia prima del mascara, così vediamo se riesco a incurvarle bene, perché non lo so, a parte con qualche mascara ovviamente non mi piacciono le mie ciglia, quindi ho comprato questo piegaciglia. In realtà questo qua c'ha anche già le gommine di ricambio, e questo, se non mi ricordo, con tanto di gommine l'avevo preso per lavoro, questo nero. Si chiamano le gommine, le igienizzo, voglio utilizzarle su un'altra persona e via. Poi c'è questo porta cravatte che l'ha preso mia madre per l'armadio, per mettere le cravatte di miei fratelli e di mio padre. Qui abbiamo una maglia bellissima, non so se ve ne siete accorti, me ne sono accorta così per caso. Ci sono un po' di collaborazioni in corso su Shein, tipo con i Looney Tunes, con Scooby Doo, ma sono bellissime e io, essendo amante dei Looney Tunes, ho preso questa magliettina. Ho preso una M, quindi una taglia in più rispetto al solito, perché ho letto dai commenti che veste piccolo, ed è vero, infatti questa è la M, poi vedrete dalla clip che mi sta leggermente stretta qua di spalle, proprio mi va giusta giusta, ma se mi nuovo si alza, quindi mi sa che devo pigliare una L. Però è molto bella, è molto bella, mi piace veramente tanto questa qui, vedete poi i disegnini bellissimi, e ce n'erano anche di Scooby Doo, bellissime anche quelle, ma non mi facevano, c'erano belle ma non mi facevano impazzire tanto quanto questa, quindi alla fine ho preso questa qui dei Looney Tunes, bellissima. Poi ho preso questa borsettina qua elegante, se mi dovesse servire per qualche evento, visto che questo è stato un po' di compleanni, matrimoni e compagnia bella. Una magliettina grigia, non lo so, ultimamente sto in fissa col grigio. Questa l'ho già provata poco fa ed è bellissima, sia come visibilità, veste benissimo, è aderente ma non è per niente trasparente. Io ho preso una S ed è della linea Shein EZ Wear. Comunque è questa qui, un grigio bello, mi piace, non so, ultimamente sto in fissa col grigio, molto bellina. Sono le classiche magliettine che utilizzo in estate, in pratica, che ce l'ho di tutti i colori, cioè in estate io sempre di queste vado. Ho preso questa tovaglietta che è per i capelli, perché ne ho una che mi aveva inviato il brand Pomelo, per andare a legare quando andiamo a lavare i capelli, aggrovigliamo i capelli qua dentro, ci leghiamo questa tovaglietta così si asciugano. L'ho trovata bene con quella di Pomelo, quindi l'ho voluta prendere su Shein, così ne ho un'altra di scorta quando quella è a lavare, molto comode per asciugare i capelli. Questi ferma cravatte sono di mia madre, che li ha presi per i miei fratelli, e per mio padre ne ha volute prendere una dorata e una argento. Questi mini rossettini vuoti, contenitori vuoti, che devo dare poi alle spose quando le truccherò quest'estate. Vediamo come mi trovo, se mi ci trovo bene ne prendo altri, per adesso è solamente questi tre, che in realtà ero convinta fossero cinque. Queste ventose, semplicissime. Questo l'ho preso per me, infatti mi ricordavo che c'era uno per me che non aveva la parte di plastica di ricambio, questo l'ho preso per me per l'utilizzo personale. Un altro piegaciglia, collanina bellissima, questa l'ho trovata nella sezione di collane in acciaio inossidabile, spero che sia così, sembro una pazza con questi capelli oggi, ma nel corso del video che io sto tagliando queste parti mi sto macinando il naso che sto morendo con l'allergia. Questa è una collanina bellissima, spero che non si rovini, appunto dovrebbe essere in acciaio inossidabile, guardate quanto è bella. E questa qui è per l'estate, l'ho pensata per l'estate. Ne abbiamo un'altra estiva, questa non è in acciaio inossidabile, bellissima pure questa, già la vedo con alcuni outfit in estate dove vado a scattare qualche foto in via Marina, bellissima, veramente
spettacolare questa, mi piace tantissimo. Sicuramente questa qua si farà nera, ovvio, niente proprio che plastica, ma sti cavoli, per quello che l'ho pagata ci sta, con... perché l'ho vista molto simile da Brichu Brigitte, ma raga, Brichu Brigitte c'ha la stessa qualità di Shein e costano 30 euro, me la prendo 2 euro su Shein, la utilizzo quelle due volte per farmi le foto e poi la butto. Poi ho preso questa spilla di Lumiere della Bella e la Bestia, che in realtà ci sono un po' rimasta male perché ero convinta fosse un pin e una puntina da mettere nella bacheca, perché ho intenzione di stampare qualche foto di Parigi con l'effetto Polaroid e attaccarla nella bacheca che ho lì con tutte le foto, che di solito mi stampo le foto dei viaggi, ed ero convinta questa qui fosse una spilletta da attaccare, quindi una puntina, e invece no, è proprio una spilla dietro, vedete? Ma vabbè, fa niente, un modo per attaccare l'altro, però, ma è fatta molto bene. E come ultimo prodottino abbiamo un'altra collana estiva, l'unica in acciaio inossidabile, la prima collana che vi ho fatto vedere, questa non è in acciaio inossidabile, e anche questa l'ho pensata per quest'estate, molto carina con le conchigliette, mi piacciono le conchigliette in estate. In realtà manca qualcos'altro, perché mi ricordo che ho preso anche una cavigliera, che fine ha fatto? Molto bella, molto estiva, queste collanine così mi piacciono tantissimo per l'estate con le conchigliette, infatti anche l'anno scorso ne ho comprate alcune, che ovviamente mi sono fatte nere e le ho buttate, però ribadisco, un conto è spendere 2 euro, 3 euro e qualche utilizzo lo fate e poi le buttate, un conto è spendere 20, dovete buttarle, la sì che uno si innervosisce. Infatti eccola qua, mi ricordavo che ci fosse una cavigliera, questa è in acciaio inossidabile, spero che questo acciaio inossidabile sia veritiero. Sono due cavigliere che in realtà si possono usare anche come bracciali, se vi dovessero piacere. Eccole qua, molto belline tutte e due. Di solito io sono amante dell'argento, l'oro mi piace solo in estate, perché quando mi abbronzo divento un po' più scuretta, mi piace come mi sta l'oro, mentre tutto il resto dell'anno, quando torno ad essere così bianca cadaverica, preferisco l'argento, cioè a me piace di più l'argento. L'oro lo utilizzo solo in estate perché mi piace come ci sta con l'abbronzatura. Detto ciò, fatemi sapere giù nei commenti cosa vi è piaciuto di più di questo haul di Shein. Ho comprato qualcosina, ma neanche chissà quante cose, facendo la somma tra questo video e quello della scorsa volta, sì, sono un bel po' di cose, e in realtà sto già riempiendo un altro carrello. È bello che ci sono mesi in cui io non acquisto mai su Shein e mesi in cui acquisto troppo. Fatemi sapere se siete già andati al mare, visto che questo tempo è incerto e sembra un giugno che non è giugno, sembra dicembre, è assurdo. Ieri a che c'era il sole, a che pioveva, questo fine settimana vorrei andare al mare. Vi scriverò qui se sono riuscita ad andare al mare, visto che questo video uscirà dopo. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questa parte del video, vi aspetto giù nei commenti per farmi sapere quello che vi è piaciuto di più, e vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e di seguirmi su Instagram, su TikTok e di attivare la campanellina, in modo da non perdere nessun nuovo video. Al prossimo, ciao.